Bentrovati all'edizione di maggio del notiziario del TG IS Ipsar Piranesi. Lo scorso 12 maggio all'interno del liceo Piranesi si è tenuto l'incontro differenziare fa differenza. A prenderne parte il dottor Angelo Frattini, procuratore della Repubblica di Salerno, l'ingegnere Alberto Grosso del Catasto Rifiuti Campania, l'avvocato Anna Maria Alfano Esposito, presidente Inerwil, la dottoressa Loredana Nicoletti ed il dottor Vincenzo Sica. Il servizio è stato curato dalla professoressa Anna Maria Di Bartolomeo. Presso il liceo scientifico GB Piranesi si è tenuto l'incontro La Costituzione della legalità. Differenziare fa differenza. Questo è un incontro nato da un progetto che il liceo scientifico ha messo in campo da quest'anno praticamente, che si chiama La Costituzione della legalità. E quest'oggi si parla di ecoambiente, si parla di ecomafia, si parla di raccolta differenziata, quindi di rifiuti. E questo modulo che fa parte di questo progetto si chiama Differenziare fa la differenza. Per l'occasione sono veramente onorata di ospitare qui in questo istituto il procuratore il dottor Angelo Frattini, procuratore della Repubblica, l'ingegnere Alberto Grosso, che è un funzionario dell'ARPAC Campania, che si occupa appunto di rifiuti in Campania, e del dottor Enzo Sica, medico di medicina generale del comune di Capaccio, perché chiaramente il problema dei rifiuti, è un problema serio, un problema che ci vede coinvolti, per il quale bisogna comunque sensibilizzare sicuramente gli studenti. In realtà è nato tutto per gioco. Confrontandoci con la professoressa Stromigli e con la professoressa Di Bartolomeo Anna Maria, abbiamo pensato di realizzare questo percorso sulla legalità. Abbiamo avuto il pieno appoggio della preside e abbiamo cominciato proprio questo percorso triennale, questo percorso didattico, e abbiamo scelto le classi prime e seconde perché il nostro obiettivo è quello di educare i ragazzi alla legalità, quindi le varie sfaccettature della legalità, cominciando appunto parlando delle mafie come il primo incontro, questo delle ecomafie e poi a susseguirsi altri nell'arco di 3 anni. Proverò a far capire ai ragazzi l'importanza della raccolta differenziata, non solo come aspetto ambientale, ma proprio come una possibilità di sviluppo economico per la nostra regione. È la prima volta che va in giro per le scuole a relazionare con i ragazzi. No, ho già avuto altre esperienze, anche diciamo, nei licei, in particolare in questo momento mi viene in mente un'esperienza fatta qualche anno fa in un liceo di Portici, e poi ho avuto anche altre esperienze in ambito universitario. Credo sia una cosa bella perché poi le generazioni future sono quelle che poi possono dare un enorme contributo da un punto di vista ambientale alla nostra regione. Il non differenziare, che conseguenze ha portato sul territorio di Capaccio e potrebbe portare il fatto appunto di persistere al non differenziare? È un male da cui ci stiamo allontanando, grazie a Dio. Ed è entrata nella vita quotidiana di ognuno di noi la cultura del differenziare. Ci sono ancora delle fette di società che più che non differenziare hanno difficoltà a differenziare, ci sono delle difficoltà di impostazione, di abitudini. Bene, il non differenziare ha portato danni notevoli, seri, sia per quello che riguarda il meccanismo di raccolta, per il conferimento, sia per quelli che sono i costi altissimi che poi in effetti finisce per diventare lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Vi sono ancora fette di popolazione, lo dicevo, ahimè fra coloro che hanno scarse capacità di integrazione con la nostra popolazione, che ancora non differenziano, vi sono degli svogliati, vi sono quelle aziende che trovano più semplice interrare teloni che anziché smaltire, vi sono coloro che disseminano nell'ambiente il polistirolo e tante altre sostanze fortemente tossiche. Ci stiamo rendendo conto, stiamo facendo un censimento reale di quelli che sono i danni che però saranno irreparabili. Oggi bisogna far quadrato, dicevamo, con i ragazzi intorno a questi fenomeni, rendersi ciascuno responsabile per la sua parte, nella necessità anche di denunziare, anche di segnalare quando è necessario, perché ne va di mezzo la nostra salute. Grazie a Dio qui non abbiamo nessun livello di emergenza, nessun livello di preoccupazione, lo dico da medico. Questo però non ci deve far vivere sugli allori, ma deve attivarci, sensibilizzarci, renderci partecipi in prima persona senza demandare a nessuno, senza scrollarci dorso il problema. Avvocato, com'è nata questa collaborazione per il progetto La Costituzione della Legalità con il Liceo Piranesi?
Dunque, la collaborazione è nata perché l'Inner Wheel, in quanto associazione di servizio sul territorio, anzi voglio spiegare cos'è l'Inner Wheel. L'Inner Wheel è l'associazione femminile più grande al mondo, noi siamo presenti in ben 104 paesi del mondo e ha come scopo quello di promuovere il territorio e anche un'attività di servizio, per cui all'interno di questa attività, di questo spirito di servizio, abbiamo pensato di collaborare con la scuola e abbiamo scelto il tema della legalità perché diciamo che la materia di cui io mi occupo e ovviamente quindi ero anche più esperta, quindi il tema della legalità soprattutto perché poi l'abbiamo rivolta ai giovani in considerazione del fatto che la legalità si insegna proprio nella fascia scolastica. Il sindaco del comune di Acquara onora sempre il liceo Piranesi negli incontri sul percorso La Costituzione della Legalità. Sindaco, cosa ha da dirci riguardo al tema di oggi, alla discussione sulle ecomafie, sui problemi ambientali? Intanto io faccio i complimenti a questo liceo e alla dirigenza per organizzare questi incontri su queste tematiche così molto attuali e così importanti, che vanno nel senso dell'educazione dei ragazzi verso la legalità. La legalità è un concetto molto ampio e che comprende, tra i vari corollari che si può sviluppare, proprio questo dell'educazione all'ambiente, sulla raccolta differenziata, e sul rispetto proprio dell'ambiente che circonda, perché poi vivere, come è stato detto all'incontro, un ambiente salubre significa anche stare bene con se stessi, con gli altri, in contatto con la natura. E quindi partire proprio dai ragazzi del liceo e rafforzare, valorizzare queste sensibilità, educarli a questi valori, credo che sia un passo importante. Quindi questo va davvero un onore e faccio i complimenti a voi della struttura di questo liceo, insomma, complimenti. Oggi 5 maggio 2017 il liceo Piranesi all'Università degli Studi di Salerno per il ritiro di un premio al merito durante la manifestazione Premio Caianiello. Il premio riguarda un video che le ragazze del liceo Piranesi classe 5A e 4B hanno realizzato con la collaborazione di Gianni Petrizzo nella partecipazione ad un concorso indetto da Genera INFN Donne in Fisica, Stereotipi e Pregiudizi. Michela Crescenzo, Rita Matrone, Immacolata Morra, Valeria Bianco, Roberta De Rosa, Deborah Iervolino e Marianna Sabbia. Prego. Abbiamo lavorato nella consapevolezza che le donne hanno tutte le qualità necessarie per raggiungere attraverso il lavoro, lo studio e la passione i traguardi desiderati e anche di provare ad eliminare quel pensiero che ancora oggi è presente nella nostra società che il ramo scientifico, il settore scientifico non sia compatibile con il genere femminile. E per avvalorare le nostre tesi su indicazione del professore esorgente, referente al nostro concorso, e il quale ha avuto l'onore di seguire i corsi della professoressa, abbiamo scelto di trattare la personalità della professoressa Marinaro, illustre corregionale. È stata una bellissima soddisfazione anche perché le ragazze, diciamo che il progetto è andato anche al di là di quello che era la sua specificità iniziale. Non si è trattato soltanto di trattare l'argomento donne e fisica e tutti i pregiudizi e gli stereotipi connessi a questo tipo di studio delle donne, ma si è trattato anche di mettere in atto altre competenze dei ragazzi. Per esempio, hanno dovuto costruire un video, per cui sono state proprio protagoniste, sono state interne al video. È stata un'attività che le ha formate, anche oggi che dovranno parlare di fronte ai professori universitari, di fronte ai loro quasi coetanei. Diciamo che ritengo che sia altamente formativo. Sicuramente una grande emozione, come già diceva la professoressa Peduto, anche perché queste ragazze le abbiamo viste estremamente fattive in questa costruzione di questo lavoro, perché onestamente tassello dopo tassello hanno costruito quasi alla perfezione le vicende inerenti a questa professoressa Maria Marinaro e soprattutto alla sua capacità di, pur non sgomitando, di emergere in un ambiente così maschilista in realtà e maschile qual era la facoltà di fisica dei suoi tempi.
ma la cosa più apprezzabile, come sostengono tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla anche nel quotidiano, è stato il pudore dei suoi sentimenti e la dolcezza con cui ha nascosto un patrimonio di affetti dentro di sé. È stata una grande perdita per tutti quando, nel maggio 2009, è venuta a mancare. Per questo non possiamo e non dobbiamo arrenderci. Impareremo anche noi a nuotare in questo mare. È stata una bellissima esperienza, soprattutto partecipare a questo progetto, ma anche partecipare a questa conferenza, perché ci hanno accolto, diciamo, con molti applausi e sono rimasti felici di questo progetto, di come abbiamo partecipato, anche della figura che abbiamo rappresentato. Progetto Martina, parliamo ai giovani dei tumori, lezioni contro il silenzio. E questo è il titolo dell'incontro organizzato dal Lions Club, dall'Istituto IS Ipsar Piranesi e Leo Club Pestum. Il giorno 31 maggio, presso il liceo scientifico GB Piranesi, si è tenuta una conferenza che ha coinvolto il progetto Martina, progetto che invita i giovani a parlare dei tumori. Sono intervenuti durante la conferenza l'architetto Italo Cerullo, la dottoressa Teresa Bellelli, il dottor Valerio Scotti, lo studente di medicina Luca Di Bartolomeo e infine il dottor Antonio Peduto. Come è nata l'idea di questo progetto e con quale scopo? Sì, l'idea di questo progetto è nato proprio in onore di questa giovane donna di nome Martina, colpita prematuramente per un tumore della mammella, e durante la sua malattia lei ripeteva, come se fosse stato un testamento, di informare i giovani sull'importanza della prevenzione, perché nei giovani i tumori sono molto rari, però proprio nei giovani possono dare delle conseguenze devastanti. Quindi da Martina è nato questo progetto di rilevanza nazionale, cioè viene proposto a tutte le scuole d'Italia, ma non solo. Il progetto è stato presentato anche in Europa, quindi viene presentato in Francia, in Inghilterra, in Germania, in America e perfino in Cina. In che modo pensate di attirare i giovani all'interessamento di questo progetto? Beh, effettivamente noi lo facciamo sia attraverso mezzi multimediali che attraverso, diciamo, la parola, che poi è il classico veicolo col quale non si sbaglia mai. Però ovviamente un conto è veicolarli attraverso sistemi informatici, sistemi multimediali, altro conto è parlare, guardarsi negli occhi e capire anche le sensazioni e le emozioni. La cosa importante è che l'informazione arrivi dove deve arrivare, quindi attraverso i ragazzi, abbiamo detto anche nel corso del convegno, attraverso i ragazzi vogliamo che arrivi anche nelle famiglie il messaggio, siccome si tratta di informazione legata ai tumori che può colpire tutte le fasce di età, ovviamente attraverso i ragazzi si può entrare anche nelle famiglie, quindi la scuola da questo punto di vista è un veicolo eccezionale. Cosa avete trattato durante questo progetto? Abbiamo trattato un argomento molto, molto importante e che lo trattiamo tutti gli anni, perché siamo convinti che questa informazione è una delle cose più importanti che noi possiamo dare e fa parte proprio del servizio della nostra associazione. Dare informazione per quanto riguarda la salute, la protezione, cercare di difendersi nei confronti di queste malattie aggressive, e quindi diamo informazione sul fatto che ci sono delle cure particolari a cui si può attenersi per migliorare la propria vita nel futuro. L'organizzazione dei Lions Club è un'organizzazione internazionale, nata in America nel 1917, oggi compie 100 anni, e ci occupiamo di tante e tantissime attività che promuovono, diciamo così, in un certo qual modo quello che è il beneficio alla popolazione, cercando di informarle quanto più possibile su qualunque tipo di argomento che possa alleviare le loro sofferenze. Raccogliamo occhiali di vista usati per poterle poi distribuire nei paesi del terzo mondo. Ci interessiamo affinché possiamo intervenire sulla vista dei bambini, dei ragazzi, e queste attività, diciamo, vengono fatte in tutto il mondo oggi conosciuto, e siamo presenti su 110-111 nazioni nell'universo, e siamo circa 1.400.000 in tutto il mondo, e quindi è un'attività veramente altruista.
Ha ottenuto risultati da questo progetto e se sì, si ritiene soddisfatto? Allora, il risultato sicuramente c'è perché deve essere visto in lunga scadenza. Quello che noi cerchiamo di fare è informare le classi che ad oggi sono più a rischio per poter avere di poter incontrare cause che possono poi dare patologie tumorali. Quindi agire su queste classi di età vuol dire sicuramente avere un'incidenza minore fra 20-30 anni. Il che vuol dire anche avere una miglior guarigione, un miglior controllo di malattie e sicuramente un miglior investimento e gestione per quelle che sono le risorse sanitarie del territorio. Dato che lei è molto giovane, ha riscontrato interesse nei ragazzi? Sì, stamattina abbiamo parlato di tematiche effettivamente molto difficili, però i ragazzi si sono interessati con delle domande, abbiamo anche scoperto delle opinioni divergenti rispetto alle nostre e quello che abbiamo cercato di tra virgolette insegnare ai ragazzi è di affrontare le decisioni basate sulla conoscenza e mantenendo sempre uno spirito critico, quindi nel pieno rispetto di tutte quante le tesi e le ipotesi, ma con uno sguardo sempre attento alle evidenze scientifiche. Penso che in questo, ecco, non abbiamo fallito. Questa era l'ultima edizione di quest'anno. Ringraziamo la dirigente scolastica Loredana Nicoletti, la referente dell'alternanza scuola-lavoro Anna Maria Di Bartolomeo, i redattori del TG, gli operatori video, i montatori e Cilento Channel. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento a settembre con la seconda edizione del TG IS IPSAR Piranesi. Buone vacanze a tutti.